Climate Now, in collaborazione con Copernicus. Benvenuti a Climate Now, il vostro aggiornamento mensile su ciò che sta realmente accadendo al nostro pianeta. Tra poco da Roma vi racconteremo gli ultimi sforzi per gestire i rischi per la salute derivanti dal troppo caldo. Anche i soggetti più a rischio, come gli anziani e le persone con malattie croniche, spesso non considerano il caldo un problema serio. Prima di tutto guardiamo gli ultimi dati che abbiamo dal Copernicus Climate Change Service. A livello globale è stato il 3° luglio più caldo mai registrato e in Europa è stato il 2° luglio più caldo di sempre, con temperature di 1,4 gradi superiori alla media. Solo il luglio 2010 è stato più caldo di questo. Ora, se diamo un'occhiata alla mappa delle anomalie di temperatura, possiamo vedere una situazione mista in tutta Europa. Ci sono state forti ondate di calore dal Baltico al Mediterraneo orientale, con temperature fino ai 42 gradi. In Lituania è stato caldissimo come non mai e l'Irlanda del Nord ha battuto il suo record superando i 31 gradi in diverse occasioni. Ora, se vi trovaste in questa fascia blu dal Portogallo alla Germania e in alcune parti della Russia nord-occidentale, potreste chiedervi cosa sia tutto questo calore e perché lì è stato più freddo della media. È stato anche più umido della media in gran parte dell'Europa. Se diamo un'occhiata alla mappa delle anomalie e delle precipitazioni, ci sono state inondazioni devastanti in alcune parti del Belgio, Germania, Paesi Bassi e Lussemburgo. Ma le parti orientali del continente, come la Spagna e il Portogallo, sono state più secche del solito. Ora passiamo al nostro servizio per scoprire come gestire meglio i rischi per la salute derivanti dalle ondate di calore. Il cambiamento climatico significa che temperature pericolosamente alte stanno sempre più spesso colpendo le città europee. Quindi, cosa si può fare per proteggere i più vulnerabili? Da Roma, Jeremy Wilkes. È una giornata soffocante qui a Roma, con temperature abbondantemente sopra i 30 gradi. Il livello di allerta per l'ondata di calore è sempre più alto. I romani e i loro amici a quattro zampe stanno soffrendo. Non è più vivibile, non era come prima. Potevamo andare d'estate, era piacevolissimo camminare il pomeriggio, fare shopping. Ora è impossibile. È la notte soprattutto il problema. La notte per entrambi. Per la salute, io sono un iperteso, quindi ho fatico e fumatore, ahimè. Per proteggere i più vulnerabili, le autorità sanitarie hanno adattato un sistema di telemedicina per i pazienti Covid e lo stanno usando per prevenire le malattie legate al calore. La dirigente Donatella Bigliotti si assicura che le persone anziane che vivono sole siano regolarmente contattate con consigli su come difendersi dal caldo. E il rischio è la disidratazione, diciamo, poi si muove una catena di eventi, ma il punto di partenza è generalmente questo ed è per questo che la solitudine è considerato il primo elemento di rischio per le persone anziane. Lo scienziato Andrea Cecilia sta lavorando ad un nuovo sistema di allarme sanitario per il cosiddetto effetto isola di calore urbano. Il fenomeno fa aumentare la temperatura del centro città a livelli potenzialmente dannosi. L'isola di calore mediamente durante la notte a Roma raggiunge un'intensità di 3,4 gradi centigradi, quindi significa che in città mediamente di notte ci sono 3,4 gradi in più rispetto alla campagna, ma abbiamo osservato anche dei picchi di 6,2 gradi centigradi, quindi ci sono state delle notti veramente molto molto calde all'interno delle città. In tutta Europa i governi stanno prendendo sempre più seriamente i rischi per la salute legati al caldo, costruendo sistemi di allarme basati su dati meteorologici e climatici. L'esperta Francesca De Donato sostiene che gli allarmi per le ondate di calore debbano essere adattati ad ogni latitudine. Non c'è una definizione universale di ondata di calore, non c'è un livello universale di temperatura più a rischio per l'Europa o il resto del mondo. Quindi 32 gradi per Roma può essere una temperatura normale per l'estate, per il Regno Unito, per la Finlandia invece è molto molto caldo. Le condizioni devono essere adattate, i sistemi di allarme devono essere specifici per ogni singola città. Se volete esplorare le proiezioni delle ondate di calore in tutta Europa, potete andare su euronews.com/climateora. Per ora è tutto. A presto. Climate Now, in collaborazione con Copernicus.